Classifica il legame tra le seguenti coppie di atomi indicando la differenza di elettronegatività e la molecola o unità formula risultante, cioè se una molecola o un composto ionico, una molecola covalente o un composto ionico. Allora, carbonio e idrogeno. Per decidere questo dobbiamo andare a rilevare le elettronegatività. L'idrogeno 2,20, carbonio 2,55. La differenza è inferiore a 0,3. Quindi possiamo andare a consultare la nostra tabella con una differenza inferiore attorno a 0,3, inferiore a 0,4 è un legame covalente puro. Quindi possiamo dire che C e H formano, dunque la differenza di elettronegatività è 0, mi pare 35, e formeranno delta E uguale a 0, e formeranno un legame covalente puro, idrogeno e zolfo. E zolfo, stavolta me li trascrivo. 2,20 zolfo 2,58. Delta E uguale 2,20 meno 2,58, quello dello zolfo. Uguale, vabbè, andavano invertiti e si fa il maggiore meno il minore, quindi meno più, e siamo a 28, 0, 28. Ancora una volta è un legame covalente puro come prima. Bario e ossigeno, BA Andiamo a vedere. Il bario 0,89, la sua elettronegatività, ossigeno 3,44. Delta E 0,89 3,44 uguale U elevatissimo. 14 meno 9, 5, 7, 17 meno 4 è 7, 3 è diventato 2, 2 è 75, e 2,75, se andiamo a confrontare con la nostra tabella, è molto superiore a 1,9, quindi si tratta di un legame ionico. Legame ionico. Andiamo poi a bromo e bromo, che significa due atomi uguali. È chiaro che sarà zero la differenza, no? 2,96 è molto elettronegativo, 2,96. La differenza di elettronegatività sarà 2,96 meno 2,96 uguale 0. Vuol dire che è un legame covalente. Allora, questo sta a significare che tutti questi per i quali abbiamo detto legame covalente puro sono sostanze molecolari, mentre l'unico BaO è un composto ionico cristallino, per cui si può parlare di formula per i composti molecolari, formula, anzi no, si può parlare di molecola,
molecola per HS di molecola per Br2 molecola, ma dobbiamo parlare di formula. Formula perché del per BaO, perché è un composto ionico, è un sale, non è costituito da particelle tutte uguali, ma particelle di due tipi, quelle positive, cationi, Ba++, quelle negative, anioni o meno meno.